Ben ritrovati di nuovo su ReviewYou. Oggi vado a recensire un accessorio veramente utile per tutti i possessori del serie 4, serie 5 da 40 mm. Sto parlando di una pellicola, o meglio un case che comprende anche un vetro protettivo per il vostro watch. Parto col dire che l'ho pagato 10,99 € su Amazon, link in descrizione. Adesso lo trovate un po' a un prezzo, diciamo, superiore sui 12 €, però non è detto che il prezzo si ribassi. Un case, anzi due case, uno e un altro sono già andato ad applicare, contenuti nella scatolina che vi arriverà. All'interno quindi abbiamo i due case e poi abbiamo due kit appunto di pulizia. Microfibra, questo qua dovrebbe essere umido, non sono neanche andato ad utilizzarlo io perché non ce n'era bisogno, e poi le etichette per togliere la polvere. Qua c'è lo stesso contenuto e questo qua è il case col vetro protettivo. Vi mostro subito il design. Allora, devo dire che ci ho messo abbastanza tempo a cercare quale case e quale vetro protettivo andare a mettere sul mio Serie 5. Questo perché? Semplicemente perché alcuni risultavano, diciamo, a livello di vetrino non sensibile molto al tocco, altri che si staccavano, altri invece separatamente, come diciamo case esterno, alteravano davvero tanto il design. Un peccato secondo me. Quindi, dopo un'attenta ricerca, ho trovato questo prodotto veramente valido, poi per il prezzo pagato che è sui 10 €. Quindi due case che come vedete sono fatti con una scocca di plastica rigida e un vetro che non è proprio un vetro, ma sembrerebbe più una plastica dura, ma neanche troppo. Vi permette di avere la giusta reattività. Potete andare a pulire lo schermo, potete andare a farlo prima di tutto con questa che dovrebbe essere umidificata, poi con il panno in microfibra, e poi alla fine togliete la polverina e la polvere, i granuli di polvere con questa etichetta adesiva. Una volta che avete fatto questo, levate questa etichetta sul dietro, verrà via, e posizionate in corrispondenza della rotellina ed è fuori, quindi in questa posizione, il vostro case. Una volta posizionato, schiacciate i bordi in alto e ai lati e andate poi successivamente a premere bene qua i bordi. Noterete che non vi è segno di bolle perché è veramente aspettate che vado a pulirlo, così potete vedere meglio. Noterete che appunto non sono presenti bolle. E l'applicazione è veramente facile. Come vedete, il design non è alterato, è veramente una protezione di 1 mm, azzarderei 1,5 mm. Le fessure sono tutte scoperte, precise. La rotellina si muove. Ovviamente la rotellina è l'unica che potrebbe essere, diciamo, soggetta a urti o graffi, ma purtroppo avere poi un case troppo alto non avrebbe senso ai fini degli altri tasti. Quindi secondo me questo è il giusto compromesso. Non c'è problema ovviamente per ricaricare e i cinturini si mettono senza problema. Vi lascio il link in descrizione qualora vi interessasse acquistare questa cover. Ve la consiglio perché appunto secondo me conviene spendere 10 € per una protezione piuttosto che poi avere lo schermo frantumato o graffiato, che poi a cambiarlo sono veramente soldi.